Grazie.
Figlio mio, dammi il tuo cuore, gloria al Signore, alleluia, non dice dammi la tua mente, i tuoi pensieri questa sera lasciati in piedi del Signore e dai il tuo cuore a Dio, apri il tuo cuore a Dio e tu avrai, alleluia, quello che Dio può operare nella tua vita. Vogliamo pregare, alziamo le mani al nostro Dio stesso, gloria al tuo nome, Signore. Che questa sera se siamo qui, grazie, alleluia, la scrittura dice che non è per nostri meriti, non è per la sapienza umana, non è per le opere, alleluia, che noi abbiamo potuto fare, buone, belle che sono, ma siamo qui per la grazia di Dio, perché nel suo amore, nella sua misericordia, ci ha tirato il fuori dal mondo, ci ha tirato il fuori dal peccato, eravamo perduti, eravamo senza Dio, senza speranza. Che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. È il nome del Signore, è Gesù Cristo, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, alleluia, glorificato il Signore, alleluia, alleluia, gloria a Dio. Dobbiamo ringraziare il Signore, andare avanti, alleluia, cantando insieme le lodi del nostro Dio. Alleluia. Diamo comunione con il Signore. Gloria. Thank you.
ringraziamo il Signore perché, alleluia, siamo di pari consentimento nella casa di Dio, alleluia. Brevemente voglio accennarvi ciò che è successo da parte del Signore, alleluia. Io sono il fratello Giuseppe Puccio, con molti ci conosciamo, alleluia, con molti ho un passato che ritorna, gloria al Signore, alleluia. E questa sera insieme a voi voglio lodare Dio. Mi sono trasferito da alcuni mesi, alleluia, nella provincia di Napoli, a Frattamaggiore, nel paese natio di mia moglie, gloria al Signore, dal nulla, gloria al Signore, avendo conosciuto, alleluia, più la famiglia di Sonno Vesuviano, alleluia, dal nulla è nato tutto, gloria al Signore, alleluia, e in questo abbiamo visto l'opera di Dio, gloria al Signore. Sono abituato a non muovermi se non vedo la mano del Signore all'opera, gloria al Signore, alleluia. Avendo servito per tanti anni, Signore, una volta disse al Signore, alleluia, mentre camminavo per strada, ma come, Signore, ti ho servito per tanti anni ho gridato sui pulpiti il nome di Gesù Cristo, ho predicato, alleluia, a squarciagola, alleluia, adesso tu mi metti in pensione, gloria al Signore, ma quale pensione? Alleluia, i figli di Dio, i servi di Dio sono chiamati a servire Dio con tutto il cuore. Questa sera ringrazio il Signore, alleluia, la famiglia non vuole essere intovata, alleluia, ma ringrazio il Signore perché hanno lavorato per questo, presso che Dio non resta in debito con nessuno. Ciò che noi facciamo per il Signore, alleluia, il Signore è subito pronto a donarci più di tutto quello che abbiamo donato, ma soprattutto gli dice la sua parola, figlio mio, dammi il tuo cuore. Alleluia, sono salvato per grazia, come tutti voi, alleluia. Avevo 18 anni quando ho accettato Gesù Cristo come mio unico Messia Salvatore, alleluia, un giovane pieno di tanti, con tanti grilli per la testa, le mi amavo il mondo e tutto quello che il mondo può offrire, ma il Signore un giorno mi chiamò, alleluia, mi tirò a sé, mi portò nella sua casa, improvvisamente mi trovai in ginocchio, accettai Gesù Cristo come mio unico personale Salvatore, alleluia, un giorno mentre pregavo, vidi dinanzi a me come un film, il Signore mi mise davanti tutti i miei peccati, tutti gli errori che avevo commesso fino a quel momento, ma l'unica cosa che potevi fare era quella di piangere nella presenza di Dio e sentire il sangue di Gesù Cristo, alleluia, mi lavava da ogni peccato. E da quanto tempo serve il Signore, da quando l'ho conosciuto, l'ho trovato fedele, lui non lascia. Quando avete fatto l'esperienza che Dio è fedele? Alleluia. Vi ha mai lasciato il Signore? Alleluia. Vi ha mai abbandonati? Gloria al Signore, alleluia. Dio è fedele, Dio si prende cura di tutti coloro che lo cercano e si studiano di fare la sua volontà nell'umiltà, nella semplicità, gloria al Signore. In una certa occasione Gesù disse, alleluia, io ti rendo lode e gloria, Padre, perché tu hai nascosto queste cose ai savi, vedete, a quelle persone che studiano dalla mattina alla sera, che fanno magari corsi biblici per corrispondenza, perché ormai c'erano pure corsi biblici per corrispondenza, e ti arriva un bel attestato di pastore, di evangelista, questa è quella, a me queste cose non interessano. Io ti rendo lode e gloria, Padre, perché tu hai nascosto queste cose ai savi e agli intendenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Amen. Gloria al Signore. Se noi non cambiamo, se noi non ci sottomettiamo all'autorità di Dio, Dio non può operare mai nella nostra vita. Mettiamocelo in testa. Se io vengo qui, alleluia, e cerco di portare la mia conoscenza, i miei studi, alleluia, il mio dottorato, so questo, so quell'altro, e incomincio a far vedere che so coniugare i verbi più degli altri, queste cose non salvano né me né voi, gloria al Signore, e non portano nessuna benedizione, ma la benedizione di Dio, alleluia, arriva quando lo Spirito Santo trova libertà. Amen. Alleluia. Amen. Gloria al Signore, quando lo Spirito Santo agisce non soltanto nel predicatore ma in mezzo al popolo di Dio, perché gli dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, alleluia, io sono in mezzo di loro, qui sul vento la fede. Amen. Perché la Scrittura dice che il giusto vivrà per fede. Il nostro cammino è un cammino di fede, non è un cammino, alleluia, di credere totalmente a gloria al Signore. Vedete, non è la matematica, nelle cose di Dio non funziona. Quello che conta, alleluia, è sottometterci al pensiero di Dio, perché Dio vuole una cosa, io lo credo questo. Questa sera ringraziamo il Signore, voglio
aprire questo servizio di culto con la lettura di un salmo, il Salmo 133. E vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha dato questa occasione, questo privilegio. Siete i benvenuti dalla casa del Signore, aspettiamo, alleluia, il gruppo di Palermo, alleluia, che stanno ritardando, gloria al Signore, ma tra poco saranno in mezzo di noi. E questa sera ci siete diversi fratelli da diverse parti della provincia di Napoli, gloria al Signore. È un'occasione che abbiamo per dare gloria a Dio. Salmo 133, Dio sia lodato e benedetto in eterno. Alzatevi nella presenza di Dio per leggere la parola, perché canteremo. Gloria al Signore. Ma non è la chiesa lasca, c'è un caldo che i fratelli dimorano assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo da Naomi, che scende sulla barba da Naomi, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato la benedizione e la vita eterna. Amen. Vogliamo dare gloria a Dio quando siamo uniti nello Spirito e quando, alleluia, abbiamo il pari consentimento, un solo cuore, una sola mente. È lì che Dio si manifesta e glorifica il suo nome. Dio non è cambiato. Vede, le religioni, gli uomini hanno cercato, alleluia, di schematizzare tutto. Gloria al Signore. Ma noi vogliamo andare avanti per la parola di Dio, vogliamo andare avanti per fede, vogliamo andare avanti che c'è, sapendo che c'è un Signore, alleluia, che è al di sopra di qualunque cosa. Gloria al Signore. E sappiamo che l'impossibile all'uomo è impossibile a Dio. Gloria al Signore. Perché quando ci accostiamo a Dio sappiamo che Dio è colui, alleluia, che può ogni cosa. Vogliamo cantare le lodi del Signore, alleluia. Stiamo in comunione. Vuoi vedere la gloria di Dio? Stai in comunione. Cerca la faccia di Dio. Apri il tuo cuore a Gesù, alleluia. E come Gesù ha cambiato la mia vita anni fa, alleluia, Dio può cambiare la tua vita se ancora, alleluia, hai bisogno di contattare con Dio. Al Signore che venga.
rasurato tutta la gola, alleluia, a forza di parlare, di gridare a Dio, adesso è il loro turno, alleluia. Abbiamo tante testimonianze da raccontare, vogliamo dare gloria a Dio con tutto il cuore, gloria al Signore, alleluia, perché sappiamo che il Dio che noi predichiamo, alleluia, è vivente, gloria al Signore, lo sentiamo dall'apertura del culto in mezzo di noi e sappiamo che egli glorificherà il suo nome, gloria a Gesù. Vogliamo cantare un cantico, alleluia, nel frattempo che i fratelli prendono posto, vogliamo glorificare il nostro Signore, alleluia. Grazie. Chi l'hanno detto a Dio? E tu? Io me l'ho liberato, nel tuo proprio capire. Tu sei stata la mia ossessione per diverso tempo. Gloria al Signore. E adesso, gloria a Dio, sei di nuovo qua e questa è un'opera del Signore, alleluia. Lo voglio sottolineare perché chi l'avrebbe mai detto di un giorno? Gloria a Gesù. Chi l'avrebbe mai detto, ma le opere di Dio, alleluia, sono meravigliose. No? Quello che Dio può fare, gloria al Signore, noi partiamo con il pensiero, ma il pensiero di Dio è ben altro, gloria al Signore, dobbiamo metterci in testa, fratelli e sorelle, alleluia, che l'opera è di Dio, le anime sono riscattate col sangue di Gesù Cristo, e che noi ci dobbiamo sottomettere, alleluia, allo Spirito Santo di Dio, e dobbiamo dire, Signore, sia fatta non la mia volontà, ma la tua volontà, gloria. Questa sera adesso incominceremo con delle testimonianze, ci sono delle preziose testimonianze dei fratelli che sono qui da Palermo, che saranno con noi oggi e domani, domani pomeriggio, a Dio piacendo, avremo culto di Santa Cena, predicherà il fratello pastore Piero Zanca. Questa sera, alleluia, vogliamo cantare, ascoltare testimonianze, poi avrà uno spazio il fratello Paolo Malasà, gloria al Signore, abbiamo tutto il tempo per lodare il Signore, gloria al Signore. Vogliamo cantare un canto. Amen. Per la gloria del Signore. Onorato, non mi aspettavo che fratello Giuseppe Puccio mi chiamava. Avanti, voglio dire, voglio raccontare in breve la mia testimonianza. Siamo qui per testimoniare della vita che Dio ha cambiato. Come diceva il fratello Nino, noi siamo una lettera aperta davanti al Signore, alleluia, l'Evangelo è una lettera aperta, ognuno di noi siamo veramente delle lettere viventi, gloria al Signore, che Dio ha scritto, alleluia, così come possiamo dire un romanzo, veramente abbiamo tutti un romanzo nella nostra vita. Io mi sono convertito all'età di 26 anni, gloria a Dio, adesso ce n'ho 51, è stato tutto, grazie per lui, gloria al Signore.
avevo 24 ore, 26 anni quando mi sono convertito e niente, si ammalò mio fratello. Sapete che il Signore usa dei metodi un po' duri, perché sa trattare ognuno di noi, chi con dolcezza, chi un po' duro. Il Signore mi ha preso un po' duretto, mi ha preso un po' con la parola un po' dura, gloria a Dio, e si ammalò mio fratello di una bruttissima malattia, è una malattia del secolo, come tu, ognuno la sappiamo già, non la voglio menzionare, gloria a Dio, e siamo là tutti e due polmoni. Mio fratello ebbe dall'ospedale qua a Napoli Pascale, il migliore che ci sta a Napoli, per queste malattie, disse: Signore, portatevi il vostro figlio a casa perché ha solo 3 mesi di vita. E il Signore, attraverso un vigile urbano di nome Vincenzo Avise, che ha, gloria a Dio, non vedo da tanti anni, mi cominciò a parlare dell'Evangelo e io compresi che c'era il Dio del male e il Dio del bene. Gloria al Signore, che per chi è per la prima volta che sta così, diciamo così, masticando un po' la parola di Dio, dovete credere che c'è il Dio del male e ancora il Dio del bene. E io dicevo: Signore, ma com'è successo? Tutti a casa nostra, mio padre era un giocatore di carta, ha perso tutto, siamo andati dalle stelle alle stalle, ma che sta succedendo? E il Signore stava parlando direttamente a me e mi affascinò la sua parola, perché Dio usa la sua parola, tante parole il Signore, perché Dio stesso è la parola fatta carne, e disse: chi crede in me passerà dalla morte alla vita. Questa parola mi chiodò al muro il Signore con la sua potenza. Io dissi: Signore, grazie veramente. Allora c'è una speranza, perché io mi credevo che una volta che noi ci siamo sposati, una volta che abbiamo avuto i figli, questa era tutta la ricchezza che poteva esistere su questa faccia della terra, ma io non credevo che c'era una vita eterna. Ma quando il Signore mi disse: chi crede in me passerà dalla morte alla vita eterna, ecco, veramente io risuscitai nello spirito, gloria a Dio, ringraziai il Signore, incominciai a pregare il Signore, a dire: Signore, guarisci mio fratello, fratello e sorelle nella verità, davanti al Signore, che siamo davanti al Signore. Io sentì una voce nel mio cuore che disse: Giuseppe, sono Gesù che ti parla, abbi pace, e s'allontanò. Poi il secondo giorno mi disse: Giuseppe, non temere, perché sono io che ti parlo, perché veramente io ti dubitai. E Gesù, che è Dio, disse: Gesù, Giuseppe, non dubitare, perché sono io che ti parlo, abbi pace, di a tua madre che deve pregare anche lei per suo figlio, per tuo fratello, pregate tutte e due, perché il diavolo, proprio così mi disse, il diavolo ha pensato di uccidere a tuo fratello, ma io non glielo permetterò. C'è proprio l'autorità, senti l'autorità del Signore. Io dissi: mamma, preghiamo al Signore, perché Gesù vuole guarire al massimo. No, se tu non mi dire queste cose, io lo so, tu sei un bravo figlio, mi vuoi consolare. No, mamma, io veramente ho sentito la voce del Signore, preghiamo a Dio, preghiamo a Gesù. Gloria a Dio, abbiamo pregato, mio fratello, sono passati, gloria a Dio, 25 anni, perché seguo il Signore da 25 anni, mio fratello è guarito, gloria al Signore. E ultimamente ho alzato la testimonianza. Anni mio figlio incominciava a fare delle cose sconnesse, a parlare sconnesse, gloria a Dio, abbiamo sentito la terra tremarci sotto i piedi a mia moglie, gloria a Dio, mio figlio è ammalato di epilessia e il Signore anche ha messo la sua mano, perché mio figlio sta bene, gloria a Dio, avevano pronosticato un tumore al cervello, gloria a Dio, abbiamo passato due anni d'inferno perché dovevamo aspettare un attacco, ma quando siamo andati davanti al dottore, il dottore ha messo le lastre nella luce, gloria a Dio, si è seduto e disse: Vincenzo, proprio in capitale, dici, quant'anni hai? 18 anni, lo dovrò lo dire, non è Signore, non è Dio, noi abbiamo un Dio di mente, un Dio di potente, che ha parlato questa sera, almeno mentre non lo diamo, mentre ringraziamo il Signore, metti la tua mano sulla tua malattia, sulla tua infermità, perché la valore scende la potenza di Dio, voglio dare tutta la gloria a Dio, nel nome di Gesù, benedetto nel tempo. Fratello Mario Bortone per un saluto e il fratello Napolano, gloria al Signore, siete qui, alleluia, ci avete fatto questo piacere di stare con noi e dopo mettiamo sotto i palermitani.
alla fine lasciamo lo spazio per Piero, per il fratello Piero. Gloria a Dio, pregheremo insieme, gloria a Gesù, alleluia. Volete pregare? Volete dare gloria a Dio? Dio sia lodato. Ringrazio Dio questa sera perché vedo in mezzo a voi e veramente mi trovo nella libertà di veramente dare Dio come Dio comanda. Grazie al Signore, questa è una serata di apertura di una chiesa e io pregherò Dio che salva non solo Somma Lituana ma tutti i paesi, perché c'è bisogno di Dio in questo luogo, c'è un grande bisogno. Io vi assisterò con la preghiera, con voi con la preghiera, e quando posso verrò per servizione di Cina. Mi chiamo Mario, vengo da Versa e Dio ti ci benedica. Gloria a Dio, alleluia. Pace a tutti, mi chiamo Mimmo, sono un fratello in Cristo di vecchia data con Piero e il fratello Gabriele, ci conosciamo da 16-17 anni, che il Signore mi ha fatto grazia di conoscerlo, perché non a tutti è dato di conoscere Gesù come Signore, soprattutto Salvatore, ma Signore della propria vita. Sono qui, sono contento di condividere insieme a voi questa gioia immensa, si sente la presenza di Dio, è forte, non so che cosa dire, ma sono molto emozionato, perché il Signore è in mezzo a noi, per guarire, per liberare, per benedire. Egli è il buon consolatore che sa toccare i cuori, sa, conosce ogni nostro bisogno ed egli vede l'intimo del nostro cuore. Io ringrazio il Signore per ogni cosa. Amen. Con le testimonianze dei fratelli di fuori, sapendo fratelli di fuori che prenderà a fare sono testimoni, giusto? Incominciamo col fratello Civiletti, viene avanti con tua moglie, gloria al Signore, alleluia, date gloria a Dio. Il Signore Gesù Cristo vi benedica, sono il fratello Gabriele Civiletti, anch'io vengo da Palermo e come diceva Mimmo, fratello Mimmo, che ci siamo incontrati nel 1999 ad Aversa. La nostra grande testimonianza che possiamo portare, fratelli e sorelle, questa sera è essere qui, essere rimasti fedeli alla parola di Dio e al Signore. Il Signore disse nella sua parola: io sono la vita e voi siete tralci. Non ci può essere un tralcio allontanato dalla vita, per come non ci può essere un ramo spezzato dal tronco dell'albero, ma ognuno di noi deve rimanere fermo e salvo alla parola di Dio, affinché un giorno tutti insieme possiamo vedere il suo volto. E in questa sera siamo emozionati e siamo gioiosi di poter condividere che cos'è la Chiesa. La Chiesa siamo noi, non è una struttura, non sono i pilastri, non sono i bei quadri, ma la Chiesa è ognuno di noi e ognuno di noi deve conoscere personalmente il Signore. Magari noi fino a qualche istante fa eravamo tristi, ma adesso siamo gioiosi perché sappiamo che il Signore Gesù Cristo ci ha tratto fuori dallo Sheol, ci ha tratto fuori dalla morte, da quel fango pantanoso, e adesso sappiamo che abbiamo la vita eterna. Quindi fratelli, io voglio gioire insieme a voi e voglio lodare il suo santo e prezioso nome, perché so che il suo sangue è stato sparso per ognuno di voi. Che il Signore Gesù Cristo vi benedica. Gloria a Gesù, alleluia, 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 ringrazio il Signore ancora in questa sera per l'opportunità che ci dà di trovarci qui e sono veramente emozionato. È una gioia poter vedere come il Signore fa un'opera.
e posso dire anch'io, alleluia, che il Signore molti anni fa, circa 17, no, di meno, 15 anni fa, il Signore ha fatto un'opera nella mia vita salvandomi, redimendo la mia anima, alleluia, e battezzandomi col suo Spirito Santo. Il fratello Puccio lo conosco da qualche anno, abbiamo servito il Signore anche insieme e sono felice nel vedere come il Signore sta facendo un'opera anche in queste contrade. E il nostro impegno, l'impegno di ognuno di noi è quello di fare sul serio col Signore per vedere, alleluia, l'opera di Dio in opera nella nostra vita, poiché la Bibbia dice di appressarci a Lui ed Egli si appresserà a noi. E ancora, come Egli ha deciso di scendere dalla gloria e venire verso di noi, ancora noi sappiamo che un giorno noi saliremo verso di Lui, ma già da oggi dobbiamo preparare i nostri cuori. Il Signore vi benedica. Per questi giovani, nuove leve, alleluia, che servono il Signore, alleluia, è buono Gesù, gloria a Gesù, alleluia, è meraviglioso, è santo, è giusto, gloria al Signore. Pensate che non ci conoscevamo, alleluia, ognuno eravamo per le proprie vie, alleluia, per le vie del proprio cuore, del peccato, della tristezza, ma Dio ci ha tirati fuori, ci ha salvati, gloria al Signore. Vogliamo ascoltare adesso la coppia San Filippo, che hanno una preziosa testimonianza. Gloria al Signore. Vogliamo lodare il Signore per i nostri cari fratelli. Gloria al Signore. Ognuno di noi, alleluia, abbiamo ricevuto qualcosa dal Signore. Non ci siamo convinti con la testa, alleluia, lo dico perché questa registrazione andrà su un gruppo di somma vesuviana. Ci siamo convinti col cuore, Dio ha cambiato il nostro cuore, i nostri pensieri li abbiamo messi da parte nel momento in cui abbiamo avuto a che fare con la parola di Dio, abbiamo invocato il nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia, io sono il fratello Fabrizio San Filippo, sono un'emozione, aspettavo che mi chiamasse per questa testimonianza. Appunto, sono il fratello Fabrizio San Filippo da Palermo. Dio vi benedica a tutti voi. Poco fa mi colpiva il fratello quando diceva che il Signore ci prende in un modo tosto, ma appunto per questo, però in qualche modo il Signore, perché in quel momento che ci prende e ci bastona, sappiamo di essere Suoi figli. Grazie Gesù, perché anche io ho avuto una testimonianza del genere, nel senso che io, quando ho conosciuto il Signore, prima di conoscere il Signore, io avevo proprio una crisi esistenziale, io non avevo più motivo di vivere, ma il Signore mi ha portato a quel punto, perché avevo bisogno di conoscere Lui. E come dice la sua parola, il Signore percuote e flagella quelli che più ami. Cioè, quindi è un senso, per me è una forma di privilegio che noi abbiamo, ognuno di noi, che ascoltiamo, e non solo ascoltiamo, ma cerchiamo con tutto il nostro cuore di essere facitori della parola di Dio. Adesso vi passo il microfono a mia moglie, che vi darà anche lei la sua testimonianza. Dio vi benedica a tutti. Ho sempre desiderato poter servire il Signore anche in questo, andando a trovare i fratelli e le sorelle in altre comunità per poter condividere insieme l'amore del Signore e insieme testimoniare delle meraviglie di Dio. E ringrazio il Signore per questa opportunità che ci ha dato. Io volevo fare la mia testimonianza, che la abbrevierò perché sennò penso di prendere troppo tempo. E voglio dire che ci siamo sposati circa 5 anni fa. Il mio desiderio era quello di avere un bambino subito, perché è sempre stato il mio desiderio quello di avere una famiglia numerosa, avere dei figli. Però passava il tempo e questo non avveniva. Facemmo dei controlli e risultò che mio marito aveva purtroppo un tumore nelle parti più delicate, e questo compromise molto il nostro desiderio di avere un bambino.
tutti i medici ci dicevano non c'è speranza, non potete avere bambini, né lei per le sue situazioni, né suo marito, non, è inutile, levateci veramente qualsiasi pensiero, non pensate neanche di fare addirittura l'inseminazione in vitro, perché neanche quella potrebbe funzionare. È inutile dire che ero molto afflitta, perché per una donna sentirsi dire questo è come, come se ti togliessero, non lo so, la parte, quella parte fondamentale di ogni donna, perché ogni donna desidera essere mamma, per la maggior parte, ecco, delle donne. E questo, ero molto afflitta, piangevo sempre davanti al Signore e speravo comunque, credevo, soprattutto credevamo io e mio marito, che comunque il Signore avrebbe fatto un'opera, perché Dio non lascia e non abbandona, e soprattutto è nell'impossibile che si manifesta quanto Dio è grande, non nelle cose facili, non nelle cose possibili, e soprattutto Dio è contro il pensiero dell'uomo, l'uomo dice non è possibile, ma Dio dice tutto è possibile. Così passavamo il tempo, noi continuavamo a pregare, la chiesa pregava, il pastore pregava e noi speravamo continuamente, finché un giorno decisi di farmi un'operazione che mi tolsero dei tumori, scusate, vabbè, che sono anche comunque, sono dei fibromi comunque, e anche se i medici dicevano che non era questo che portava fastidio, così mi decisi di toglierli, e anche quello fu un'afflizione per me, perché mi fecero come un taglio cesareo, quindi passai tutte quelle sofferenze che passa una donna quando fa un taglio cesareo, così tutti i dolori, l'afflizione di non avere un bambino, il trovarmi in stanza con altre donne che partorivano, era un continuo che io dicevo: Signore, anche questo so che tu ci provi e ci porti nel deserto per vedere quello che c'è nel nostro cuore. E così continuavo a pregare, a sperare, finché passava il tempo dopo questa operazione e vedevo che comunque c'era qualcosa che non andava, perché comunque non era tornato tutto normale. Passava un mese e io ancora, diciamo, non si era ricostituito tutto, non erano ancora, diciamo, arrivate le come posso spiegarvi, quelle le consuetudini delle donne, non so come dirvela, e così praticamente chiesi al dottore, il dottore mi disse no, è normale, naturalmente ho subito un'operazione, quindi dice che hanno cucito e tutto il resto, fino a quando passo un mese gli dissi a mio marito: fammi questo favore, compro un test di gravidanza uscendo dalla chiesa, anche se so che è impossibile, però voglio levarmi questo pensiero. E invece questi test risultò che ero incinta di 3 settimane, vuol dire che quando mi operai io ero già incinta, cioè il Signore ha fatto di questo una grande testimonianza, non solo a mostrare quanto l'uomo è piccolo e quanto Dio è grande, nel senso che una cosa impossibile Dio l'ha mostrata possibile, ma soprattutto il modo per io poter dare una testimonianza e far vedere che veramente Dio me l'ha dato in un modo che era impossibile. Mi hanno operato, mi hanno tagliato, cucito, mi sono presa tantissimi medicinali per i dolori, eppure sono passati, tutti i dottori mi dicevano: sicuramente dovrà abortire, sicuramente la faranno partorire a 7 mesi, questo è un miracolo. Io dicevo: sì, è un miracolo, perché è Dio che me l'ha dato. E sono passati 8 mesi e mezzo, lui è nato dopo 8 mesi e mezzo con un parto naturale, nonostante io avevo un taglio cesareo, a dimostrazione di quanto Dio è grande, è veramente è meraviglioso, è grandioso, e delle meraviglie che lui fa, e come non ci lascia e non ci abbandona. E questo è per tutti, per chi aspetta, per chi crede che non può avere qualcosa, che l'uomo dice non è possibile, magari ecco, riceviamo delle risposte negative che ci affliggono e magari diciamo: ma vero Signore, allora tu questa cosa non me la darai mai? L'uomo dice di no, ma invece il Signore ci dimostra sempre che è Lui quello che decide nella nostra vita, ed è Lui ad avere l'ultima parola in ogni cosa. Dio vi benedica. Amen.